everybody. ¡Vaya! Thank you.
Thank you.
Ah, poi. No, penso che qui adesso. Poi esatto, già è andata, poi pure sotto gli hanno arrivato. Manusia yang lain, ya, seperti kata Immanuel Kant itu, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Nah, kedua pemimpin hari ini ingin menunjukkan itu, ya, bahwa manusia itu adalah tujuan dalam dirinya, bukan alat, bukan instrumen untuk kepentingan politik, bukan untuk alat untuk perjuangan kekuasaan, tetapi dia adalah tujuan dalam dirinya sendiri. And in himself, and in herself, ya, tujuan dalam dirinya sendiri. Okay. Tidak boleh jadi alat bagi orang lain, ya, untuk kepentingan ini atau kepentingan itu, ya, human dignity, martabat kemanusiaan itu okay. Harus diperjuangkan oleh semua umat beragama. Oke, okay, ya. Baik, kita akan ajak Anda dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi terkini di Aula Istana Merdeka, di mana Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil, dan juga perwakilan diplomatik. Kita akan saksikan bersama berikut ini kepada Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, peace be upon us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, His Holiness Pope Francis, the Vice President of the Republic of Indonesia, His Excellency Professor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Elected President, His Excellency Mr. Prabowo Subianto, Excellencies, Dignitaries, Ambassadors, Ministers and Delegates from the Republic of Indonesia, and the Holy See. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the State Palace. The apostolic visit of the Holy Father Pope Francis is highly anticipated, not only by the Catholics in Indonesia, but also by the entire nation. In accordance with the theme of the visit, it is hoped that the Holy Father's visit will deepen our faith as well as strengthen the spirit of fraternity and compassion. To begin, we invite His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang teramat mulia, Bapak Suci Paus Fransiskus, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden terpilih Republik Indonesia, yang saya hormati para ketua lembaga-lembaga tinggi negara, para tokoh agama, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis,
Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah, dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Excellencies, ladies and gentlemen, next we kindly invite His Holiness Pope Francis to deliver his remarks. Presidente. Distinte autorità, eminentissimi signori cardinali, signori vescovi, illustri rappresentanti delle società religiose, dei gruppi religiosi, di diverse religioni, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo diplomatico. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, per il gradito invito a visitare il Paese e per le sue gentili parole di saluto. E rivolgo al Presidente eletto il mio più sentito augurio per un fruttuoso lavoro al servizio dell'Indonesia, immenso arcipelago di migliaia e migliaia di isole bagnate dal mare che collega l'Asia e l'Oceania. Si potrebbe quasi affermare che come l'oceano è l'elemento naturale che unisce tutte le isole indonesiane, così il mutuo rispetto per le specifiche caratteristiche culturali, etniche, linguistiche e religiose di tutti i gruppi umani di cui si compone l'Indonesia è il tessuto connettivo, è il tessuto indispensabile a rendere unito e fiero il popolo indonesiano. Il vostro motto nazionale, Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme
di popoli diversi saldamente uniti in una sola nazione. E inoltre mostra che, come la grande biodiversità presente in questo arcipelago è fonte di ricchezza e splendore, analogamente le differenze specifiche contribuiscono a formare un magnifico mosaico nel quale ogni tessera è insostituibile elemento per comporre una grande opera originale e preziosa. E questo è il vostro tesoro, è la vostra ricchezza più grande. L'armonia nel rispetto delle diversità si raggiunge quando ogni visione particolare tiene conto delle necessità comuni e quando ogni gruppo etnico e confessione religiosa agiscono in spirito di fraternità, perseguendo il nobile fine di servire il bene di tutti. La consapevolezza di partecipare a una storia condivisa nella quale ciascuno porta il proprio contributo e dove è fondamentalmente la solidarietà di ogni parte verso il tutto aiuta a individuare le giuste soluzioni e evitare l'esasperazione dei contrasti e a trasformare la contrapposizione in fattiva collaborazione. Questo saggio e delicato equilibrio tra la molteplicità di culture e delle differenti visioni ideologiche e la ragione che cementano l'unità. E questo va continuamente difeso da ogni sbilanciamento, perché si tratta di un lavoro artigianale, ripeto, un lavoro artigianale, affidato a tutti, ma in maniera speciale all'azione svolta dalla politica, quando essa si pone come obiettivo l'armonia, l'equità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, uno sviluppo sostenibile, la solidarietà e il perseguimento della pace sta all'interno della società sia con gli altri popoli e nazioni. E da qui la grandezza della politica, no? Diceva un saggio che la politica è la forma più alta della carità. È bello quello. Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora persistono in alcune zone, la Chiesa desidera incrementare il dialogo interreligioso. Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi e far crescere un clima di rispetto e di fiducia reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelle quella del contrastare l'estremismo e anche la intolleranza, no? I quali, distorcendo la religione, tentano di imporsi servendosi dell'inganno e della violenza. Invece la vicinanza, l'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea la fratellanza di una nazione. E questa è una cosa molto bella, molto bella. La Chiesa Cattolica si pone al servizio del bene comune e desidera rafforzare la collaborazione con le istituzioni pubbliche e altri soggetti della società civile, ma mai facendo proselitismo, mai. Rispetta la fede di ogni persona. E con questo incoraggia la formazione di un tessuto sociale più equilibrato e per assicurare una distribuzione più efficiente ed equa all'assistenza sociale. Permettetemi di fare ora un riferimento
al preambolo della vostra Costituzione del 1945, il quale offre indicazioni preziose sulla direzione del cammino che l'Indonesia democratica indipendente ha scelto. E quella è una storia molto bella, quando uno la legge vede che è stata una scelta di tutti, no? Per ben due volte, in poche righe, il preambolo fa riferimento a Dio Onnipotente e alla necessità che la sua benedizione scenda sul nascente Stato dell'Indonesia. Similmente, il testo che si apre alla vostra legge fondamentale ha due riprese tratta dalla giustizia sociale, auspicando che si instauri un ordinamento internazionale fondato su di essa, considerata tra i principali obiettivi da realizzare a vantaggio dell'intero popolo indonesiano. Unità nella molteplicità, giustizia sociale, benedizione divina, sono dunque i principi fondamentali destinati a ispirare e orientare programmi specifici, sono come la struttura portante, la solida base sulla quale costruire la casa. E come non notare che tali principi si accordano molto bene con il motto di questa mia visita in Indonesia: fede, fraternità e compassione. Purtroppo, invece, si riscontrano nel mondo attuale alcune tendenze che ostacolano lo sviluppo della fraternità universale. In diverse regioni constatiamo il sorgere di violenti conflitti che sono spesso il risultato di una mancanza di rispetto reciproco, una mancanza della volontà tollerante di far prevalere a tutti i costi i propri interessi, la propria posizione o la propria parziale narrazione storica, anche quando ciò comporta sofferenze senza fine per intere collettività e sfocia in vere e proprie guerre sanguinate. A volte poi si sviluppano violente tensioni all'interno degli Stati, per la ragione chi detiene il potere vorrebbe tutto uniformare, imponendo la propria visione anche in questioni che dovrebbero essere lasciate dall'autonomia dei singoli e dei gruppi. D'altra parte, malgrado le suadenti dichiarazioni programmatiche, sono molte le situazioni in cui manca un effettivo e lungimirante impegno per costruire la giustizia sociale. Ne deriva che una parte considerevole dell'umanità viene lasciata ai margini, senza i mezzi per un'esistenza dignitosa e senza difesa per far fronte a gravi, crescenti squilibri sociali che innescono acuti conflitti. E come si risolve questo? Con una legge di morte, cioè limitare le nascite, limitare la ricchezza più grande che ha un paese, che sono le nascite. Il vostro paese invece ha famiglie di 3, 4, 5 figli che vanno avanti, e questo si fa vedere nel livello di età del paese. Continuate così, è un esempio per tutti i paesi. Che forse, questo fa ridere, forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo non va. È vero. In altri contesti, invece, si ritiene di poter o dover prescindere dal ricercare la benedizione di Dio, giudicandola superflua per l'essere umano e per la società civile, che si dovrebbero promuovere con le loro proprie forze, ma che, così facendo, incontrano spesso la frustrazione e il fallimento. Al contrario, vi sono casi in cui la fede in Dio viene continuamente posta al primo piano, ma spesso
per essere purtroppo manipolata e per servire non a costruire pace, comunione, dialogo, rispetto, collaborazione, fraternità, il paese, ma per fomentare divisioni e odio. Fratelli e sorelle, di fronte a queste ombre, rallegra osservare come la filosofia che ispira l'organizzazione dello Stato indonesiano manifeste saggezza e equilibrio. Faccio mie a tale proposito le parole pronunciate da San Giovanni Paolo II proprio in questo palazzo in occasione della sua visita nel 1989. Egli, tra l'altro, affermò: nel riconoscere la presenza di una legittima diversità, nel rispettare i diritti umani e i diritti politici di tutti i cittadini e nel promuovere la crescita dell'unità nazionale fondata sulla tolleranza e il rispetto per gli altri, voi indonesiani gettate le fondamenta di quella società giusta e pacifica che tutti gli indonesiani desiderano per se stessi e che vogliono trasmettere al proprio figlio. Anche se a volte nel corso delle vicende storiche i principi ispiratori sopra richiamati non sempre hanno avuto la forza di imporsi in ogni circostanza, essi rimangono validi e affidabili come un faro che mostra la direzione da percorrere e avverte circa i più pericolosi errori da evitare. Signor Presidente, signore, signori, auspico che tutti nel loro quotidiano agire sappiano trarre ispirazioni da questi principi e renderli effettivi nell'adempimento ordinario dei rispettivi doveri, perché opus justitiae pax, la pace è frutto della giustizia. L'armonia infatti si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e la propria visione, ma è una vista del bene di tutti per costruire ponti e favorire accordi e sinergie per unire le forze allo scopo di sconfiggere ogni forma di miseria morale, economica o sociale e per promuovere pace e concordia. Cari fratelli e sorelle, continuate sulla vostra strada che è così bella e così giusta e così porta la benedizione a tutto il popolo. Dio benedica l'Indonesia con la pace per un futuro ricco di speranza. Dio benedica tutti voi. Excellencies, ladies and gentlemen, remarks of His Holiness Pope Francis concludes this meeting. Ladies and gentlemen, His Excellency the President of the Republic of Indonesia and His Holiness Pope Francis and the Vice President of the Republic of Indonesia, Professor Kiai Haji Ma'ruf Amin, depart the State Palace. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise.
GBK.